foto per la stampa. Perfetto, possiamo andare magari. Grazie. Possiamo, magnifico. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, siete numerosi, benvenuti qui nell'Aula Magna del Rettorato per l'apertura dell'anno accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Do davvero il benvenuto a tutti, benvenuti a tutti coloro che sono seduti qui al tavolo, ma lo farò più avanti, più in dettaglio. Mi pare più che corretto passare immediatamente la parola al nostro magnifico rettore, al professore Prioli. Grazie, prego, magnifico. Grazie Daniele, grazie al professore Malfitana e fatemi dire che è davvero un piacere poter dare il benvenuto presso l'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania al professor Emanuele Papi. Davvero grazie per essere con noi e complimenti Daniele. Benvenuto all'assessore Granata in rappresentanza del comune di Siracusa, un benvenuto congiunto con la professoressa Paino, direttore del DISUM, e un grazie ancora una volta come sempre alla sovrintendente Donatella Aprile, che non manca mai di mostrarci la sua vicinanza e la sua collaborazione. E un benvenuto a tutti voi, ai colleghi, le colleghe, ma specialmente agli studenti e le studentesse della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. E un benvenuto a voi perché questo è l'anno numero 99 anni che questa scuola esiste, e non per nulla, anche qui diciamo, mi sembra particolarmente importante, come anzianità è la seconda dopo la Scuola Archeologica Italiana di Atene, per cui qui abbiamo il direttore della Scuola di Atene e la nostra scuola di specializzazione con sede a Siracusa presso Palazzo Chiaramonte è la seconda. L'anno prossimo si festeggeranno i 100 anni, quindi diciamo ci possiamo preparare a una grande celebrazione. E proprio in questa preparazione a una grande celebrazione, fatemi dire che Palazzo Chiaramonte è già nuovamente disponibile, assessore, quindi diciamo le lezioni riprenderanno regolarmente a Siracusa, riprenderanno regolarmente a Ortigia o in Ortigia come dicono i siracusani, e sostanzialmente in quel luogo magico che è proprio attaccato a Piazza Duomo. Sempre per parlare della nostra presenza a Siracusa, avendo qui appunto l'assessore, mi piace ricordare che oltre ai lavori a Palazzo Chiaramonte è cominciata la ristrutturazione a Palazzo Impellizzeri, quindi diciamo sicuramente la presenza dell'università nella sede di Siracusa risulta sempre più importante e sempre più potenziata. Ma torniamo alla giornata di oggi, Daniele, cioè torniamo a questa inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Culturali. E perché sostanzialmente in Beni Archeologici, scusate, perché sostanzialmente il fatto di inaugurarla proprio qui, nell'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Ateneo, dà un segno preciso, e cioè la solennità e l'importanza di questo momento ed il legame forte appunto e l'importanza che l'Ateneo dà a questa scuola. Importanza della scuola in beni archeologici testimoniata anche dall'eccezionalità dell'ospite che abbiamo, che ringrazio ancora una volta per aver trovato il tempo per essere con noi e per poter fare oggi la lezione magistralis di apertura questa scuola. Questa scuola che, riaprendo peraltro i battenti
completamente nella sua sede storica, nella sua sede ufficiale di Siracusa, ha una nuova importante primavera. Quindi diciamo assolutamente è un impulso che intendiamo dare, professoressa Paino, alla nostra scuola, che con oggi si prepara a poter appunto festeggiare i 100 anni. È un altro anno, Daniele, questa inaugurazione, caro Fabio, la dobbiamo fare a Siracusa. I 100 anni, ci sarà una inaugurazione importante nella città di Siracusa della scuola in beni archeologici siracusana. Questa è una promessa ed è un impegno che prendiamo insieme con il direttore Paolino, con il presidente Malfitana, perché mi sembra che sia assolutamente un impegno importante e giusto. E quindi fatemi dire, ragazzi, ragazze, buon anno accademico. Grazie magnifico rettore, do la parola alla professoressa Paino, direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Sì, grazie Daniele, benvenute a tutte e a tutti e ai ragazzi innanzitutto. L'ultima cerimonia della scuola di specializzazione in beni archeologici alla quale ho avuto l'onore di partecipare è stata la consegna dei diplomi che si è svolta a Palazzo Vermexio a Siracusa, e anche lì, Daniele, avevamo salutato alla presenza dei ragazzi e delle loro famiglie un momento di nuovo inizio. Il magnifico rettore faceva prima riferimento all'agibilità di Palazzo Chiaramonte. I luoghi hanno un valore metaforico e sicuramente il magnifico ricorderà la prima volta che siamo andati insieme nei locali abbandonati della scuola di specializzazione in beni archeologici a Palazzo Chiaramonte, con me in pantalone lungo di seta che tenevo sui pantaloni per quello che c'era per terra, e i lavori chiaramente di restituzione di un palazzo così importante, frutto di una donazione modale all'Università di Catania, donazione modale proprio alla scuola di specializzazione in beni archeologici, e che tuttavia può diventare un hub importante per l'Ateneo di Catania e per l'organizzazione di summer school internazionali nei momenti in cui non ci sono gli studenti della scuola, e che può essere messo al servizio di tutto l'Ateneo. Appunto, di tutto l'Ateneo. La scuola di specializzazione in beni archeologici è sicuramente il fiore all'occhiello del Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma come tutte le grandi imprese, e noi la condividiamo innanzitutto con i colleghi di un altro dipartimento, del Dipartimento di Scienze della Formazione, che partecipa con attività didattiche, ma anche con colleghi di dipartimenti di area scientifica, perché non è più possibile oggi concepire lo studio dell'archeologia senza l'ausilio e l'apporto delle scienze dure. Il rapporto, professor Papi, con la scuola archeologica di Atene sicuramente non comincia con il nostro decano Militello né con Daniele Malfitana, ma è una storia lunga di collaborazione che comincia già con i loro maestri. Noi siamo veramente onorati anche come dipartimento di averla qui oggi. È un segno sicuramente di attenzione a quello che stiamo facendo, e la sua presenza qui ci lascia sperare in nuove fruttuose collaborazioni. Ho conosciuto il professor Papi solo pochi minuti fa. In realtà lui non sa che avrei dovuto conoscerlo qualche mese fa, perché il presidente Malfitana mi aveva promesso di portarmi con i ragazzi alla scuola archeologica di Atene. Poi è arrivato il PNRR. Io e Daniele siamo stati letteralmente sommersi dal PNRR e
ovviamente non siamo andati ad Atene. Io però questa cosa ce l'ho segnata e non lo so. È nelle slide mie. Ah vabbè, c'è Paino alla scuola archeologica di Atene. No, ma a parte lo scherzo, credo che per gli studenti dell'Università di Catania questa possibilità di scambio e di permanenza in un'istituzione così prestigiose come la scuola di Atene sia momento di arricchimento, e chiaramente dobbiamo intensificare questi scambi e renderli sempre più strutturali. Grazie ancora a tutti e anche all'assessore Granata, permettetemi di dire, per l'entusiasmo con cui l'amministrazione che lui rappresenta ha perseguito questo ritorno non solo dell'Università Siracusa, ma in particolare della scuola di specializzazione in beni archeologici. Questo fu il tema del primo incontro tra me e Fabio, quando venne a conoscermi per dirmi: ma perché la scuola non ritorna a Siracusa? Siamo tornati, siamo contenti di essere tornati e siamo sicuri che potremo fare grandi cose. Grazie ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Buon anno accademico a tutti. Grazie Marina. Assessore Granata. Sì. Un ringraziamento e un saluto al magnifico rettore, professor Priolo, a Marina Paino, al nostro direttore Daniele Malfitana, alla mia amica Donatella Aprile, che è anche lei una reduce siracusana perché è stata valorosissima soprintendente dei beni culturali prima di tornare, non so quando volentieri, ma credo di sì, perché si torna a Catania, a casa sempre volentieri a Catania. E non ultimo, ma ringraziandolo particolarmente, il professor Emanuele Papi, che ci onora con la sua presenza, onora l'Ateneo, onora seppur a distanza anche la città di Siracusa. Unisco ai miei saluti quelli del sindaco Francesco Italia, mi ha pregato di porgere a tutti voi i suoi saluti. È una bellissima iniziativa quella di perseguire il ritorno, non tanto il ritorno, ma la rigenerazione della scuola archeologica nella sua sede naturale, lì dove la volle Paolo Orsi appunto 100 anni fa. E il ricordo di Paolo Orsi è poi stato forse evocato, ma proprio domani incontreremo il sindaco di Rovereto e l'assessore alla cultura, perché nel nome di Orsi voglio coinvolgere l'Ateneo per questo rapporto che è particolarmente importante tra una città che io amo dire essere un po' la capitale di quel fenomeno meraviglioso legato alla fondazione e alla cosiddetta fenomeno della colonizzazione greca d'Occidente, e la figura di Paolo Orsi, che poi ha avuto dei degnissimi successori, penultima Donatella Aprile, ma ricordo anche il grandissimo lavoro svolto da Bernabò Brea della nostra città e poi da Beppe Vozza, successivamente da Beppe Vozza. Insomma, ci sono tutte le condizioni perché questa scuola continui ad avere con la città di Siracusa, per la sua tradizione, per il suo straordinario radicamento e legame con la stratificazione storico-culturale che la caratterizza, che è poi la motivazione più autentica e vera del riconoscimento UNESCO del 2005 insieme alla necropoli di Pandarica, ma soprattutto col mondo dell'università, perché questa possibilità di far frequentare nuovamente il centro storico Ortigia a degli archeologi che possono avere e hanno certamente la cifra culturale per dare un contributo di custodia dell'enorme patrimonio e di valorizzazione dello stesso. Io però vorrei soltanto fare aprire e chiudere telegraficamente una parentesi. Bisogna ricollegare queste scuole di eccellenza al tessuto della valorizzazione archeologica. Cioè l'idea che una scuola di questa portata, sia storica che attuale, magistralmente presieduta da Daniele Malfitani insieme al neo corso che abbiamo voluto sulla promozione del patrimonio, sia un po' slegata da quella che poi la dinamica interna ai beni culturali siciliani, che come il professor Papi sa certamente, godono, tra virgolette, il godono, perché dipende come viene utilizzata l'autonomia e la competenza esclusiva, godono comunque di uno status legato allo statuto siciliano di piena autonomia sui temi
delicatissimi della custodia, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Questo significa che bisogna aprire a queste nuove professionalità la possibilità di accedere anche dall'esterno, ad esempio a presiedere e a collaborare con il sistema dei parchi archeologici siciliani. Mi sembra realmente un qualcosa che rappresenta una vera urgenza di tipo legislativo, e insieme all'autorevolissimo sostegno dell'Ateneo ci faremo carico della scuola, ci faremo carico di andare in questa direzione, perché se proprio, e concludo su questo concetto, se proprio in occasione nel 2003 del riconoscimento di un precedente riconoscimento che interessa il nostro territorio, che è quella della ricostruzione tardo-barocca post terremoto 1693, il cosiddetto Val di Noto, gli 8 comuni accomunati da questa ricostruzione, di cui Siracusa è anche un tassello, ma Siracusa è anche di più, e anzi oserei dire è molto di più. Infatti il riconoscimento arrivò 2 anni dopo, ma sulla stratificazione storico-culturale, quindi sulla storia culturale della città. Ebbene, se in quell'occasione l'UNESCO per la prima volta pretese l'esistenza di un piano di gestione per continuare a restare all'interno della World Heritage List, sottolineando con questo un fatto storico, cioè che la valorizzazione è custodia in sé, cioè un bene culturale se non è valorizzato non è neanche custodito, soprattutto i beni monumentali ma anche i beni archeologici. Allora questo legame deve diventare un'opportunità di riflessione e di sbocco professionale, ma non in meri termini produttivistici, non è un problema di fare politico occupazionali. La qualità della vostra scuola si deve misurare poi col confronto, con la valorizzazione dello sterminato enorme, importantissimo patrimonio archeologico siciliano, altrimenti tutto questo rischia di diventare continuare a essere una grande contraddizione. Ecco, questo è il mio auspicio, vi aspettiamo per i 100 anni, già me l'avevano promesso, adesso l'hanno fatto in pubblico, quindi non potranno, ma non si tratta di promesse, penso che sia naturale. E in quell'occasione sarebbe veramente per noi straordinario poter, insieme a tutti voi che siete ormai da un bel po' di casa a Siracusa, ospitare, avere l'onore anche in quell'occasione di ospitare il professor Emanuele Papi per un ritorno e un legame forte con questa area della Grecia che sta a Occidente ma che ha una storia credo molto importante. Grazie assessore Granata, grazie davvero, e la soprintendente di Catania, l'architetto Aprile, prego. Grazie, buonasera a tutti, soprattutto ai giovani allievi, ma io ringrazio il presidente Malfitano perché sempre ci coinvolge la soprintendenza nei suoi eventi, nella partecipazione, soprattutto agli incontri, come sempre interessanti, ma mai in questa occasione la soprintendenza è onorata effettivamente di essere presente a questo inizio di anno accademico. Saluto il magnifico rettore, che oramai non è più un'occasione. Ci incontriamo sempre proprio ai tavoli, alle decisioni, alle sinergie, perché insieme anche con la dottoressa Paino cerchiamo di puntare su questa città e di valorizzarla laddove col nostro piccolo, ciascuno per le proprie competenze, cerchiamo in sinergia, perché poi alla fine io ritengo che la squadra e l'unione fa la forza. L'assessore Granata, lui dice l'amica, sì, io invece mi fermo amico, ma grande stima per lui, è stato il nostro assessore regionale ai beni culturali qualche anno fa, anche lui vulcanico, e poi in questa esperienza a Siracusa che mi ha visto nella carica di soprintendente, dove anche con lui, dove non ci si può, non lo si può fermare e frenare, e abbiamo sempre in sintonia con l'amministrazione comunale, con il sindaco che comunque ringrazio attraverso lui. Abbiamo un'esperienza per me impegnativa, un territorio complesso, ma che certamente l'archeologia fa da padrona alla nostra Siracusa, su questo con tutto il rispetto per il territorio di Catania, ma certamente almeno io che lavoro sul campo e sul territorio, le problematiche archeologiche, scientifiche che ovviamente abbiamo riscontrato e che ho riscontrato a Siracusa, su Catania sono in una forma molto più, diciamo, più conviviale, più, e si riesce ad avere probabilmente anche forse un dialogo maggiore. Certamente questo forse è frutto anche dei professori, dei docenti che danno un indirizzo anche a chi si approccia ai beni archeologici in quello che è poi l'applicazione nel territorio. Io non conosco e
non ho il piacere di conoscere il professore Papi, ma lo conoscerò e lo conosco in questa occasione, quindi a maggior ragione certamente ascolterò con molto interesse e già appunto dal titolo del suo argomento racchiude sicuramente tante curiosità e tante informazioni. Cosa dire? Questo è l'inizio, quest'anno, l'anno accademico, c'è sempre tanto entusiasmo. Io però una parola in più la vorrei spendere sulla politica dei beni culturali. Gli allievi, noi soprintendenza in generale, il rapporto con gli studenti, gli allievi, perché effettivamente io dico con molta così disinvoltura ai colleghi dei beni della sezione archeologica che noi architetti non abbiamo nessuno che ci aiuta, mentre invece gli archeologi hanno quasi sempre nelle campagne di scavo grande collaborazione con gli studenti. E da un lato ho una grande rabbia perché dico, vedo la crescita, la nascita, l'apertura, la forza di questi ragazzi, l'entusiasmo, perché anche se sono un architetto cerco di, proprio per il ruolo che rivesto, di vedere e di andare ad affrontare e seguire a volte anche gli scavi con i colleghi archeologi. E vedo il grande entusiasmo, però purtroppo la politica a volte sembra abbandonare i beni culturali. Come vedete oramai è un'omologazione, i beni archeologici si possono unire con i beni bibliografici, l'architettonica si può unire con la paesaggistica. Tutto questo a fronte e in forza di una legge 10 del 2000 che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e che purtroppo le competenze molto spesso si fanno benedire. Dico questo perché comunque ora più che mai ci troviamo di fronte alle poche competenze sul campo, sul settore, e questo invece è un peccato, ma non perché se da un verso la legge aveva dato allora una finalità, degli obiettivi, una programmazione politica, eccetera, contemporaneamente però in questo ruolo unico della dirigenza, dove laddove c'è una carenza organica, tu puoi prendere chiunque e lo puoi mettere a capo di una sezione tecnico-scientifica, di una sezione archeologica, di una sezione architettonica. Con tutto il rispetto per naturalmente per le specializzazioni, con il rispetto perché chiunque riveste e ha un titolo di studio può da quel momento in poi occuparsi di tutto. Io non ritengo giusto e non ritengo che sia così, perché già la difficoltà è veramente tanta per cercare di affrontare scientificamente anche sul piano operativo gli interventi di restauro, ma la politica dovrebbe stare più a fianco, cioè la parte gestionale, organizzativa, è come se alla fine tutto sommato vediamo di tappare i buchi e laddove manca mettiamo qualcosa, qualcuno e cerchiamo di salvare il salvabile. Le risorse umane nei nostri uffici sono sempre di meno, dobbiamo sempre farci affiancare dagli esterni, che per carità anche loro hanno legittimamente il ruolo di poter partecipare e contribuire alla crescita di una città, alla valorizzazione di un bene culturale, alla ricerca scientifica, eccetera, però anche questo non è, cioè è giusto per certi versi, ma per certi altri all'interno i beni culturali sono una nicchia che non può essere alla portata ed è per tutti. Sicuramente per chi studia, per chi approfondisce, per chi punta sulla valorizzazione e naturalmente ne studia gli estremi e quelli che sono naturalmente gli aspetti tecnico-scientifici. Quindi che dire, io spero che voi siate gli archeologi del domani, che possiate ricoprire invece veramente degnamente per gli studi che fate, per i docenti che naturalmente puntano su di voi e poter diventare gli archeologi e dei beni culturali, o certamente chi vuole intraprendere questa carriera, per carità, ma comunque essere, cioè spendere quello che voi oggi
fate dal punto di vista dal vostro sforzo, il vostro impegno, che poi domani possa avere veramente spazio in queste competenze e perché no anche a livello istituzionale, quindi nei ruoli istituzionali, così come per i parchi, così come per i musei. Giustamente, come diceva l'assessore Granata, una legge che fece lui nel 2000 e che sono passati 23 anni, la legge sui parchi, ma va un po' rinnovata. Io oggi mi trovo commissario del Parco Archeologico di Catania perché il Comitato Tecnico Scientifico non si è istituito, proprio perché questi comitati tecnici fatti da tanta gente, poi alla fine, al momento in cui devi nominare un comitato tecnico, diventa complicato perché ci vuole l'esperto, poi ci vuole l'università, poi ci vuole quell'altro esperto, insomma alla fine dice no, niente, non si può fare, non c'è un accordo, perché la politica poi lì giustamente mette anche la sua parte, e allora alla fine io mi trovo commissario del Parco Archeologico di Catania, che perché effettivamente c'è sempre questa sinergia con il direttore del parco, e allora si cerca di come dire, andare incontro alle problematiche e affrontarle insieme, ma non è giusto. Il confronto ci deve essere anche su una problematica che si viene a determinare. Quindi non mi trattengo e non vi trattengo ancora, anche perché sono cose un po' più tediose che cose, ma mi sembrava giusto per chi ha un futuro davanti, chi che non voglio certamente sconfortare, ma che deve essere, questa è la realtà, in questo momento si vive questo, speriamo che con il tempo le cose migliorino e qualcuno di più e più sapiente di noi magari approfondisce e possa dare più respiro alle politiche dei beni culturali. Grazie ancora, buon lavoro e auguri a tutti. Grazie. Grazie soprintendente. Allora io ruberò solamente ancora qualche altro minuto al professore Papi prima della sua lezione di stasera. Volevo ancora una volta ringraziare personalmente, partendo dall'estremità, l'assessore Granata, la professoressa Paino, il magnifico rettore, un ringraziamento particolare per la sua attenzione che ha sempre avuto nei confronti del sistema umanistico, della struttura umanistica e della scuola di specializzazione in particolare, il magnifico rettore, il direttore generale, lo staff, l'ufficio tecnico dell'Ateneo, che va davvero ringraziato, perché se questi lavori alla sede di Palazzo Chiaramonte sono andati avanti lo dobbiamo davvero tanto anche a loro. Un ringraziamento particolare all'amico, al professore Emanuele Papi, siamo riusciti un po' ad intercettarlo tra i suoi movimenti tra Atene, Roma, Siena, e quindi alla fine abbiamo bloccato questa data. E un ringraziamento anche particolare alla sua intendente per il suo intervento, anche perché ha aperto dei temi che voi sapete, i ragazzi sanno, abbiamo più volte portato alla ribalta, temi importanti su cui veramente varrebbe la pena di costruirci una giornata di riflessione insieme a tutti. È davvero importante. Un ringraziamento ancora una volta anche a tutti gli allievi che sono qui presenti. Il magnifico rettore stamattina ha firmato la graduatoria di ammissione finalmente ufficiale dei nuovi entrati 2022-2023, proprio gli uffici me l'hanno notificata poche ore fa. Abbiamo, non so se sono qui in sala, finora era tutto con codici anonimi, no? Però probabilmente ci saranno le new entries di quest'anno, dell'anno, gli esami si sono svolti qualche settimana passata. Ringrazio anche, sono contento che siano presenti in aula molti dei nostri allievi, degli allievi un po' di tutti noi del corso triennale magistrale, li stiamo preparando man mano alla questa scuola di specializzazione che per loro rappresenta certamente una grande opportunità. Ovviamente ringrazio tutti i colleghi del consiglio scientifico della scuola che danno una mano per il funzionamento della struttura. Dunque andiamo molto rapidamente con alcune immagini che servono semplicemente per contestualizzare il tutto. L'iniziativa, lo ricordava la professoressa Paino, nella svolta a Siracusa l'anno scorso nel gennaio per i diplomi della scuola, è servita come occasione per far ripartire un po' l'intera macchina. Palazzo Chiaramonte va ricordato, lo ha detto il magnifico rettore, fu donato dalla professoressa Pistone una
nobile signora siracusana che lo donò all'Ateneo perché diventasse e divenisse esclusivamente sede di una scuola di archeologia. E questo è quello che va certamente mantenuto, è quello che stiamo facendo, e quindi gli importanti lavori di ristrutturazione sono andati proprio in questa direzione. Da quest'anno, come diceva il Magnifico Rettore, le lezioni, i ragazzi mi hanno più volte chiesto: ma direttore, quest'anno saremo a Siracusa o Catania? Siracusa o Catania? Al Magnifico Rettore è spettato la parola per dire ufficialmente che quest'anno saremo a Siracusa. Dunque, l'evento dei 100 anni, lo abbiamo detto, andrà certamente ad assumere per il 2023 un appuntamento davvero importante per noi. Magnifico, noi abbiamo questo, abbiamo i 25 anni della scuola superiore, l'anno 2023 è un anno davvero importante. La ripresa delle attività della scuola ha significato un po' anche un adeguamento un po' di tutto anche al funzionamento della struttura, anche dal punto di vista comunicativo. Questo ha imposto, con l'avvio della nuova direzione, la creazione di un nuovo sito web, i ragazzi lo sanno, la gestione della comunicazione delle attività della scuola ormai funziona quasi esclusivamente, se non esclusivamente appunto attraverso il sito web. I ragazzi accedono a tutte le informazioni relative a programmi, corsi, al calendario didattico aggiornato costantemente in real time. E questo è un dato importante che alleggerisce molto anche i meccanismi di comunicazione tra la governance della scuola appunto e gli allievi. Tutto questo condotto anche, e qui un ringraziamento va davvero all'ufficio comunicazione dell'Ateneo per la grande sinergia con la quale abbiamo lavorato nel matchare i messaggi da ambo le parti, e tutto costruito secondo l'identità visiva che l'Ateneo ha sviluppato e attorno a cui ci siamo appunto agganciati come scuola. Permettetemi, non sono qui presenti stasera, ma un ringraziamento particolare a due giovani collaboratori che lavorano con noi alla scuola, una è una dottoranda di ricerca, Giusy Meli, e Federica Guzzardi, che lavorano e che ci danno una mano enorme anche per tutta la grafica della scuola. E dunque la scuola è sbarcata, come era un passaggio obbligato, su tutti i canali social. Questo serve ovviamente per portare sempre più alla ribalta le attività di questa scuola, che non dimentichiamo è l'unica scuola di specializzazione in archeologia della regione Sicilia, diciamo del meridione d'Italia. La prima scuola che si incontra è quella di Salerno, quindi assorbiamo molto anche come territorio da queste regioni. Da quest'anno siamo passati dai primi tre curricula che la scuola ha sempre avuto, abbiamo voluto attivare anche un curriculum di archeologia orientale, abbiamo due orientalisti che sono entrati quest'anno, quindi abbiamo complessivamente tra primo e secondo anno circa 21 allievi, abbiamo attivato un piano didattico che è standard nella costruzione, ma abbiamo poi notevolmente implementato anche, devo dire, usufruendo molto del sistema online nell'anno passato, di inviti di docenti altamente qualificati dal contesto nazionale ed internazionale della ricerca, che hanno tenuto le loro lezioni online. Il vantaggio per gli allievi è stato, e loro ne sono pienamente consapevoli, che il collegamento online con i ragazzi è avvenuto con i ragazzi tutti in aula e il docente collegato da fuori, e quindi questo è servito anche per rendere la lezione meno virtuale possibile. Una scuola come la nostra ovviamente ha bisogno necessariamente di una forte attività laboratoriale. Questo ha consentito in questi anni, nell'anno passato, ma certamente anche nel 22-23, di attivare tutta una serie di attività seminariali e laboratori che vanno dal GIS al digitale, al rapporto con l'ambiente, a tutta una serie di attività che servono anche per diversificare
ampliare un po' la formazione. Il tema del management per l'archeologia è fondamentale e quindi i ragazzi sono abituati, i miei studenti di metodologia lo sanno bene perché già lo attiviamo sin dal corso di triennale. Perché vogliamo appunto rendere questa professione quanto più al passo con i tempi. I temi che la soprintendente ha sollevato sono i temi che noi vogliamo toccare esplicitamente perché rappresentano davvero il futuro dei giovani che in questa scuola si formano. Il punto di svolta, devo dire, è il motivo per cui stasera abbiamo la soprintendente, c'era anche il soprintendente di Siracusa, c'è in fondo qui in sala tanti colleghi del sistema regionale di parchi, musei e soprintendenza. L'accordo che l'anno scorso la scuola con il magnifico rettore e l'assessore regionale del tempo abbiamo siglato è un accordo molto ampio e che devo dire è servito anche per velocizzare tantissime attività, dai tirocini formativi, ma soprattutto è servito per finalmente far decollare quella presenza fissa dei nostri allievi dentro le soprintendenze, dentro i musei, dentro i parchi. E grazie a un'intuizione anche di molti colleghi della soprintendenza di Siracusa che mi hanno dato già piena disponibilità, da quest'anno molti dei nostri ragazzi li manderemo dentro i depositi della soprintendenza per fare uno scavo nei depositi per poter dare corpo e consistenza a materiali che giacciono lì da parecchio tempo. Questo accordo dunque è servito veramente per velocizzare tutto, vale per tutte le 10 soprintendenze siciliane ed ha velocizzato anche il rapporto tra l'allievo e i colleghi delle soprintendenze ed è finalizzato non solo alle attività di tirocinio ma anche all'attività di mettere su progetti di ricerca, di studio, di edizione di materiali che i ragazzi ovviamente utilizzeranno per i loro lavori di tesi. Quali sono le sfide del nuovo anno accademico? Specializzazione, ricerca e impresa. Uno sguardo al PNRR, guardo qui il professore Baglio che sa benissimo e lo saluto e lo ringrazio per il grande sforzo che l'Ateneo sta facendo sul tema. La professoressa Paino lo sa perché abbiamo avuto i capelli abbastanza irti in queste settimane. È chiaro che bisogna sempre più allinearsi con quelle che sono le emergenze del momento. Il PNRR è una grande opportunità, è chiaro che bisogna già plasmare e far entrare nell'ottica PNRR anche i nostri ragazzi e quindi questi temi sono davvero importanti perché, e mi riaggancio ancora una volta alle suggestioni passate dalla superintendente, i ragazzi devono sapere che oggi lo sbocco di questa scuola è certamente le strutture pubbliche, musei, parchi e certamente il sistema della ricerca, ma può essere anche quello della microimprenditoria e su questo tema ci torneremo molto quest'anno. Gli obiettivi principali sono quelli che vedete qui riassunto, che gli allievi vedono qui riassunti, ma il punto più importante, il professore Papi ci ha già comunicato, nelle prossime settimane stileremo un accordo, una convenzione tra la Scuola di Archeologia Catanese e la Scuola Archeologica Italiana di Atene con la possibilità di soggiorno dei nostri allievi presso le strutture della scuola e soprattutto per la gioia della professoressa Paino, il professore Papi ci ha già anticipato la possibilità di accogliere e quindi lo dico per i nuovi entrati quest'anno, ma anche per quelli di secondo anno, finalmente passata l'epoca Covid, finalmente speriamo tutti, organizzeremo nella primavera un viaggio di studio, come la scuola fa ormai per tradizione, ma un viaggio di studio dei nostri allievi ad Atene con un soggiorno alla scuola e con visita facilitata dalla potenza in loco della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Grazie ancora a voi e buon lavoro a tutti. Adesso mi trasferisco Allora tu ti trasferisci lì, Fabiana o Mario, sì, perfetto. Tu avrai il slide? Sì, sì. Allora noi ci sediamo. Ce la godiamo di più. Passiamo la testa di noi.
Magnifico Rettore Priolo, Direttrice Paino, Assessore Granata, Soprintendente Aprile, cari colleghi e cari amici e cari allievi dell'Università di Catania, carissimo Daniele, vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Da molti anni la Scuola Archeologica Italiana di Atene e l'Università di Catania sono due vasi comunicanti. Molti eminenti catanesi sono stati allievi ad Atene e hanno diretto gli scavi dei più importanti siti di Creta e della Grecia. Ricordo Guido Libertini, rettore dell'Università di Catania e direttore della scuola in anni un po' turbolenti dal 1939 al 1941, Giovanni Rizza, Prignas, Vincenzo La Rosa, Afestos e Agiatriada e Dario Palermo, ancora a Prignas. Le ricerche italiane a Creta continuano da oltre 100 anni e sono oggi dirette da Pietro Militello e Antonella Pautasso, per ricordare solo due dei numerosi colleghi catanesi che ogni anno trascorrono in Grecia molto tempo nella ricerca e nella formazione degli allievi. A tutti loro va il ringraziamento della Scuola di Atene per la dedizione in queste ricerche di primaria importanza per l'archeologia italiana all'estero e per la ricostruzione della storia del Mediterraneo, insieme alla riconoscenza per le istituzioni che le sostengono, l'Ateneo di Catania e i Dipartimenti di Scienze Umanistiche e della Formazione. La Scuola di Atene è un vaso comunicante anche con Siracusa. Paolo Orsi era concittadino di Federico Halber, fondatore della Scuola di Atene, e due eminenti soprintendenti di Siracusa sono stati anche allievi della scuola: Bernabò Brea, allievo nel 1936, scopritore dell'importante santuario di Efestia e poi editore dell'importantissimo sito di Poliocni, e in seguito negli anni 50 ricordo Paola Pelagatti come soprintendente di Siracusa. Devo infine un particolare grazie a Daniele Malfitana per il suo graditissimo invito qui sotto la colonna del cielo, come dicevano i greci, dell'Etna. Sono legato a Daniele da un'amicizia che è pari alla stima e alla ammirazione che ho per lui e per tutte le sue innumerevoli e grandi imprese che ha condotto e che continua a svolgere con successo, capacità e competenza che, devo dire, sono più uniche che rare. Vado adesso in medias res. L'argomento di questa lezione ha a che fare con l'afterlife delle antichità, con una categoria particolare di fortuna dell'antico, o eredità, o Nachleben, che dir si voglia. In particolare ha a che fare con il destino della Grecia e di Atene e con le copie, imitazioni e clonazioni degli edifici più famosi, che videro la luce nel secolo d'oro della sua plurimillenaria storia, il V secolo avanti Cristo, cui si aggiunse la Torre dei Venti, un singolare edificio costruito nella tarda età ellenistica, del quale parlerò più a lungo. Ho proposto al professor Malfitana questo tema per mostrare agli allievi soprattutto come l'antichità, che voi avete studiato nei corsi universitari e che molti di voi si accingono a perfezionare alla scuola di Catania, l'antichità non appartiene solo al passato remoto o al passato prossimo. Le rovine e i reperti antichi hanno anche una storia postuma, talvolta conosciuta, ma spesso ignota e anche sorprendente. Hanno una doppia vita, o tripla o multipla, che può apparire interessante come la prima, quando monumenti e oggetti erano stati fabbricati e usati. E molte antichità hanno una vita lunga che, come sapete, arriva fino a noi. Per esempio, numerosi duplicati dei monumenti antichi furono fatti in tempi diversi, nel corso degli ultimi 500 anni, e per lo più fuori luogo, lontano o lontanissimo dalle costruzioni originali, che sono spesso, felicemente, ancora al loro posto, a esclusione di pochi casi, decorazioni o pezzi di architetture che hanno preso vie traverse per finire in musei stranieri, l'altare di Pergamo a Berlino o i marmi del Partenone a Londra, per citare solo due fra gli esempi più celebri, e ricordo che la regione Sicilia ha donato alla Grecia il frammento Fegan,
un frammento del fregio del Partenone che è stato rimesso in situ nel museo, del Museo dell'Acropoli. Questo Partenone si trova a 7.000 km da Atene, è stato clonato pochi anni fa a Lanzhou in Cina, accanto a un'altra icona del turismo di massa, la Sfinge di Giza, che vedete in basso a destra. La Sfinge è stata poi demolita per il peccato di cultural appropriation, di cui l'Egitto ha incolpato i cinesi, e quindi per lasciare all'Egitto l'unicità del copyright della Sfinge. Quest'altro Partenone è più antico del precedente ed è incompiuto, risale al 1822 e fu costruito a Edimburgo, Athens of the North, come era stata battezzata la città. In questa Atene, ai confini del mondo, non poteva mancare un Partenone, destinato a catacomba degli eroi nazionali. La scelta era stata raccomandata da uno scozzese eminente e molto filelleno, il conte di Elgin, che pochi anni prima aveva amato a tal punto il Partenone autentico d'Atene, di Atene, da volere le sculture tutte per sé. In quegli stessi anni fu progettato il Valhalla di Ratisbona, sulle rive del Danubio, per volere di Ludovico I Wittelsbach, re di Baviera. Anche questo Partenone aveva funzioni mnemoniche e funerarie. Era una Hall of Fame con le anime dei caduti in guerra e dei viri illustres della Germania. Il progetto era di Leo von Klenze, un architetto molto entusiasta dello stile greco classico, che si era basato sui disegni dell'Acropoli che aveva fatto un suo connazionale, Karl Haller von Hallerstein. Pochi anni dopo, siamo nel 1897, il Partenone ha cambiato continente ed è comparso a Nashville, Tennessee, negli Stati Uniti. Il nickname della città è Athens of the South. La copia americana è fedele e compiuta, era un padiglione di fiera, inizialmente costruito in gesso, legno e mattoni, poi sostituiti più recentemente con il più immortale calcestruzzo. La più antica copia del Partenone non fu però mai realizzata. Nel 1790 un conte francese, Choisel Gouffier, altro celebre filelleno e anche rapitore di antichità, aveva suggerito ai polacchi di costruire la Dieta di Varsavia, il Parlamento, come il Partenone, ma poi l'idea non si concretizzò. L'ultima copia è nel 2017 a Kassel in Germania, un'installazione effimera fatta con i libri proibiti da nazisti ed è opera di un'artista argentina che si chiama Marta Minujín. Non è solo il Partenone a essere replicato. In tutto il pianeta Atene è replicata in decine se non in centinaia di doppioni dei suoi più gloriosi monumenti. E anche la Grecia non è sfuggita al destino di copiare se stessa. A Caries, in Laconia, per orgoglio cittadino è stata clonata la loggia delle Cariatidi, che tutti voi conoscete perché si trova ancora al loro posto sull'Acropoli, sebbene Lord Elgin avesse fatto un pensiero di smontarla e di portarla a Londra, poi non se ne fece niente, fu smontata solo una Cariatide, quella che si conservava meglio. La città di Caries, se potete tornare indietro, in Laconia ha copiato le Cariatidi perché Vitruvio dice che da lì provenivano le fanciulle che poi sono state marmorizzate nell'Eretteo. L'architetto Ernst Ziller, che era un archistar di Atene e della Grecia nella seconda metà dell'Ottocento, progettando decine di edifici pubblici e privati. Come i suoi predecessori, attingeva a piene mani al repertorio delle architetture locali. Per il Teatro Nazionale Ellenico, che vedete in alto a sinistra, per esempio, fece un copy-paste della facciata della Biblioteca di Adriano, in basso a sinistra, che a sua volta copiava il Foro di Roma e il Foro di Nerva a Roma, che vedete a destra. I monumenti ateniesi erano un must per gli architetti e i capomastri bavaresi che costruivano Atene, capitale del Regno di Grecia dal 1834, al seguito del primo re Ottone di Wittelsbach. Monaco di Baviera si era ispirata all'Atene classica e la nuova Atene finì per assomigliare alla Monaco di Baviera, in una grecità internazionale e freddolosa, come è stata definita da Emilio Cecchi. La diga di Maratona,
contiene la maggior parte, la maggiore quantità di marmo pentelico dopo il Monte Penteli. Fu costruita integralmente in marmo negli anni 30 del secolo scorso, è in funzione ancora oggi, disseta gli Ateniesi e l'Attica dopo gli acquedotti di Pisistrato e poi di Atene, e la costruzione comprese anche la riproduzione del tesoro, lo vedete a sinistra, che gli Ateniesi avevano dedicato a Delfi. Il tesoro di Delfi celebrava la vittoria di Atene sui Persiani e il tesoro di Maurotona celebrava la vittoria di Atene sulla Fusis, sulle acque e sulla natura. Questo monumento di Lisicrate non è al suo posto nella placa, dove tutti voi lo avete sicuramente visto o lo vedrete, ma si trova al cimitero di Atene, al Dimoticò Protonecrotafio, al primo cimitero comunale, ed è il sepolcro della famiglia Karapanos. Costantinos Karapanos era un politico e collezionista di antichità, aveva scavato Dodona e la sua collezione si trova oggi al Museo Nazionale di Atene. Ora, c'è da dire che i monumenti antichi non hanno avuto la stessa fortuna delle statue. Johann Joachim Winckelmann, che è il proto Seuretes o uno degli inventori della storia dell'arte antico, sapeva delle copie delle sculture greche, ma aveva preferito non affrontare la questione. Toccò ai prelati teutonici dell'Altertumswissenschaft, della scienza delle antichità ottocentesca, fare ordine nell'intricata materia delle copie. E così nacque una vera e propria scienza, della scienza all'interno della scienza delle antichità, che prese il nome di Copienkritik, la critica delle copie. La summa di questo metodo è rappresentata dal volume Meisterwerke der griechischen Plastik di Adolf Furtwängler, che gli archeologi conosceranno sicuramente a memoria. Ora, questi numerosi sacerdoti e sacerdotesse della Copienkritik hanno lasciato perdere le architetture antiche e si sono impegnati soprattutto con le statue e a raffinare le teorie dei doppioni, parlando di repliche e varianti, copie, ripetizioni, serie e multipli, compilando anche stemmata imaginum, come i filologi avevano fatto con gli stemmata codicum per quanto riguarda i testi antichi. La Copienkritik è ancora in buona salute ed è di pochi anni fa una mostra italiana dedicata al tema Serial Portable Classic, aperta a Milano, è un titolo che fa riferimento non solo ai multipli delle statue classiche ma anche alle creazioni multiple delle vergete della mostra che è la Fondazione Prada. Eppure i facsimili dei monumenti, i facsimili architettonici, sono sotto gli occhi di tutti, non riguardano solo tempi moderni e contemporanei e non riguardano solo monumenti greci e romani. Per esempio gli archi trionfali, tipica architettura della Roma antica, questi archi trionfali sparsi per il pianeta non si contano ed è certamente il monumento di Roma antica più replicato al mondo, da New York a Pyongyang, per celebrare moderni trionfi di diversa natura. A Macao si trova anche un secondo Colosseo, che è una struttura più impegnativa degli archi. Sparse per il pianeta si contano almeno 79 Torre Eiffel. La Fontana di Trevi si è trasferita dal Campo Marzio di Roma, spingendosi fino a Seul o a Las Vegas. Nel mondo greco e romano non si replicavano solo statue, ma anche edifici, cioè il fenomeno è noto, ben noto anche nell'antichità, sebbene non sia stato oggetto di grande attenzione. E molti di questi edifici copiati in Grecia e a Roma dovevano apparire esotici. In Grecia, per esempio, ci sono in Argolide, nel Peloponneso, delle enigmatiche piramidi. Cicerone costruì nella sua villa di Tuscolo, vicino a Roma, un'accademia, un liceo, di cui andava molto fiero, li conosciamo dalle sue lettere, non sappiamo quanto fedeli fossero agli originali di Atene. E nell'immagine vedete le costruzioni che si trovano a Atene nella valle dell'Ilisso che sono state attribuite alla scuola di Aristotele. A Roma in età augustea Gaius Cestius Epulo fece una scelta eccentrica per la sua requies eterna, cioè una tomba a forma di piramide egizia. Poi la Villa Adriana di Tivoli è una satura lanx di architetture e stili diversi, anche egiziani e greci, mischiati con disinvoltura a costruzioni avveniristiche.
Alcune parti della villa richiamavano luoghi come la Valle di Tempe in Tessaglia o il Canopo del Nilo, e Adriano non si fece mancare una replica del Tempio di Afrodite a Cnidos, attualmente in Turchia, dove era stata collocata la famosa statua di Prassitele. Il Novecento è stato definito l'epoca della riproducibilità tecnica delle opere d'arte, ottenuta con diversi metodi, nuovi mezzi meccanici e più recentemente digitali. Le opere, artistiche o architettoniche, non sono state più uniche e irripetibili, visibili soltanto hic et nunc, in quel luogo e in quel preciso momento, ma sono diventate immagini seriali e di massa, moltiplicabili all'infinito e utilizzabili per fini diversi da quelli per cui erano state create. Secondo Walter Benjamin, che è l'inventore della teoria della Reproduzierbarkeit, della riproducibilità, la copia ha comportato la perdita irreparabile della creatività, del genio, del valore imperituro e del mistero, quello che lui chiama l'aura delle opere. E sono le stesse categorie che anche il Longino, lo pseudo Longino, attribuiscono alla categoria del sublime. Il plagio è il contrario dell'ispirazione, che ha le sue regole. Winckelmann, che fu anche teorico del neoclassicismo, scriveva che per essere grandi e inimitabili bisognava rifarsi agli antichi. Cito: il contrario del pensiero indipendente è la copia, non l'imitazione. Ora, non vorrei qui trattare appunto l'imitazione sentimentale dell'Ellade, la citazione, l'allusione a opere antiche, perché i vari neoclassicismi hanno, come sapete, riempito teste, bocche, biblioteche di mezzo mondo. Vorrei invece osservare quali monumenti ateniesi furono replicati, come il fenomeno sia nato nell'Italia del Rinascimento, come sia rinato nell'Inghilterra della fine del XVIII secolo e nell'Europa dell'Ottocento e come si sia poi diffuso in tutto il pianeta, in quali contesti culturali e con quali esiti. La ragione del successo dei monumenti di Atene è ovvia: si tratta di monumenti in cui il bello è espresso con misura, come diceva Pericle, che era il principale committente delle costruzioni, e almeno da tre secoli i monumenti ateniesi fanno parte di un ideale canone occidentale dei monumenti antichi. Devo fare però alcune preterizioni. Non parlerò degli edifici ricostruiti in gesso e al chiuso per ragioni di memoria, per studio, per specchio di virtù o per educare il popolo, come vedete qui per esempio nella Curvi 3 delle Col des Beaux-Arts di Parigi o nel Carnegie Museum of Art di Pittsburgh. Ne parlerò delle repliche lillipuziane in felloplastica, in sughero, in pietra o in altri materiali, fatte per usi privati, per essere possedute, ammirate e studiate a casa propria. E non parlerò neanche degli edifici rifatti in stile, dove erano e come erano, più o meno, rifatti per utilità o anche per sfida contro il tempo, la storia e la natura, di cui ad Atene abbiamo almeno tre fulgi di esemplari che vi faccio vedere. Il Calli Marmaro, in realtà non è un edificio antico, perché fu fatto sì scavare e costruire da Erode Attico nel secondo secolo d.C., ma fu poi integralmente ricostruito dove era e come era nel 1896 per la resurrezione dei giochi olimpici con i fondi di un magnate greco che si chiamava Yorgos Averof. La Stoa di Attalo, nell'Agorà di Atene, è un monumento del secondo secolo a.C., rifatto di sana pianta alla metà del secolo scorso a opera dell'American School of Classical Studies di Atene, con i fondi del piano Marshall e di alcuni benefattori americani. Accoglie laboratori, magazzini, un museo, nei primi anni anche un ristorante panoramico che poi è stato dopo poco chiuso. Tra i monumenti antichi che obbediscono ai dettami dell'architetto francese Eugène Viollet-le-Duc sul restauro stilistico, che diceva che le architetture vanno ripristinate in uno stato completo che può anche non essere mai esistito fino a quel momento. Questa teoria di Viollet-le-Duc è esemplificata dal Partenone.
dove possiamo seguire le procedure di rifacimento che sono ancora in corso. Una tela di Penelope di integrazioni, sottrazioni, aggiunte e supplementi che dura da più di un secolo. Nel futuro prossimo credo che si potrà vedere lo scheletro integrale concepito nel V secolo avanti Cristo da Ictino Fidia con le indicazioni di Pericle, e sono state eliminate le successive incarnazioni dell'edificio come chiesa bizantina e poi latina, come moschea e anche come deposito di polvere da sparo, in una specie di epurazione storica di cancel culture architettonica, in cui le fasi successive e le tracce dell'occupazione e dell'uso posteriore del Partenone non sono più completamente visibili, perché come vedete il cantiere è ancora in costruzione. Andiamo avanti con la prossima diapositiva. Le prime copie dei monumenti ateniesi si trovano a Firenze. Nel XV secolo, come sapete, gli italiani avevano scoperto un continente nuovo e una terra antica. Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci l'America e Cristoforo Buondelmonti la Grecia. Per 66 anni, dal 1384 al 1460, l'Acropoli di Atene fu la sede di una signoria fiorentina dei duchi acciaioli. Era l'epoca delle grandi scoperte dei nuovi territori, ma con i fiorentini ad Atene si scoprì anche la Grecia antica, ben prima dei viaggiatori stranieri del Grand Tour dalla fine del Seicento in poi. Buondelmonti era lo scopritore della Grecia antica, era un prete fiorentino che era partito per esplorare Creta e le isole dell'Egeo, e la sua opera principale fu il Liber Insularum Archipelagi, che fu una specie di best seller ante litteram e fu tradotto in diverse lingue. Nel 1436 e poi successivamente Ciriaco d'Ancona visitò Atene, ospite dei duchi dell'Acropoli, e come Buondelmonti Ciriaco era alla ricerca di luoghi e monumenti celebrati dagli scrittori antichi, dagli scrittori greci. Copiava codici ed epigrafi e disegnava rovine. A quell'epoca si stava affermando un luogo comune che viene ripetuto da almeno 600 anni, che recita che Firenze è la nuova Atene. Il trasferimento di domicilio dall'Attica alla Toscana si può datare alla metà del XV secolo. A Firenze la Grecia e i Greci si potevano vedere, sentire e toccare. Lorenzo dei Medici teneva accanto a sé un ritratto di Platone. Nel 1396 Manuel Crisolarassa aveva iniziato i corsi di greco, i primi in Europa. Dante non conosceva il greco. Fu solo Boccaccio che andò e prese, Petrarca l'avrebbe voluto sapere e Boccaccio alla fine invece l'aveva imparato prendendo delle lezioni proprio a Firenze. La biblioteca Mediceo Laurenziana è piena, come sapete, di manoscritti greci, e alla fine del 400, quando Lorenzo commissionò la villa di Poggio a Caiano e affidò il disegno a Giuliano da Sangallo, il portale d'ingresso fu ispirato ai propilei di Atene, lo vedete in basso a destra, dove gli acciaioli avevano costruito il loro palazzo. Per la decorazione, in basso a sinistra, è possibile che il fregio di terracotta invetriata, che era un'invenzione fiorentina di quegli anni, fosse ispirato anche a quello del Partenone, al quale appunto, come dicevamo prima, è stato rincollato il frammento Fegan del museo, recentemente del museo Salinas. Un secolo dopo, per la tribuna degli Uffizi, che vedete in alto a sinistra e qua in un'immagine fatta dal pittore Zoffani, la pittura degli Uffizi è il primo nucleo del museo voluto da Francesco I, l'architetto Bernardo Buontalenti prese a modello la Torre dei Venti di Atene, che vedete in basso a sinistra, sulla quale ritorneremo fra poco. Anche la Torre del Marzocco al porto di Livorno è una replica della Torre dei Venti di Atene, elevata di molti metri rispetto all'originale e con le scritte dei venti sulla sommità. Pochi anni dopo la conquista ottomana di Atene, nel 1462, Cosimo de' Medici aveva finanziato l'Accademia Neoplatonica, installata in una villa fiorentina a Careggi, come l'Accademia di Platone aveva avuto sede fuori dalla città. Dunque si può capire
perché questo nome di Firenze, Nuova Atene, e il trasferimento dall'Attica alle rive dell'Arno nel XV secolo. Poi però nel XV secolo la Grecia ebbe un nuovo padrone, gli Ottomani, cambiò nome, si chiamò Yunanistan e fu venerato anche un nuovo dio che era Allah. Atene divenne un villaggio ai margini dell'impero ottomano e per un paio di secoli rimase terra incognita. L'Acropoli era un luogo al quale non si poteva accedere, trasformato in cittadella militare con le truppe ottomane lì stanziate. Dalla seconda metà del Seicento ripresero i viaggi e la conoscenza sui passi di un francese, il marchese de Noantel, che era ambasciatore di Luigi XIV alla Sublima Porta, che fu il primo a rompere ufficialmente l'embargo delle visite. Molti viaggiatori cominciarono ad arrivare a Atene come tappa del Grand Tour, un'espressione che appare per la prima volta nel 1670. Ora, la fortuna del Grand Tour la fecero gli inglesi, che fissarono anche il canone del turismo culturale che è ancora in vigore. Gli inglesi dell'epoca erano i nouveaux riches, disposti a spendere per europeizzare le maniere della loro progenie e a viaggiare per affinare il gusto e l'uso di mondo. Nel 1749 un antichista, Thomas Nugent, scrisse The Grand Tour, una guida popolarissima ai godimenti culturali e non solo di Francia, Svizzera, Italia, a cui poi si aggiunsero anche l'Egitto e la Grecia. L'obiettivo era di imparare a riconoscere e apprezzare il bello in una nazione, l'Inghilterra, che stava diventando potenza commerciale e imperiale. E non è un caso che la Gran Bretagna della fine del Settecento e dell'Ottocento divenne il paradiso delle copie dei monumenti ateniesi. Una delle colpe, o felix culpa a seconda dei punti di vista, fu della Society of Dilettanti, del circolo dei dilettanti, che era un circolo privato di 60 maschi, altolocati, istruiti, cosmopoliti e molto conviviali. I dilettanti si dilettavano con il culto delle antichità e apparentemente, a quanto si dice, anche con quello di Bacco. Horace Walpole, l'inventore del romanzo gotico, lo definiva un cenacolo for which the nominal qualification is having been in Italy and the real one being drunk. Quindi la sua principale qualifica degli iscritti al club era essere stato in Italia, ma quella invece reale era being drunk, essere ubriachi. La Society era stata fondata nel 1732 con l'intenzione di purificare il gusto britannico, questionando sulla superiorità dell'arte greca o dell'arte romana, ma alla fine trovarono un compromesso con il motto Roman Spirit and Grecian Taste, spirito romano e gusto greco. E alcuni dei membri della Society of Dilettanti proponevano direttamente di transplant Old Greece into England, trapiantare la vecchia Grecia in Inghilterra. La Society organizzava anche viaggi in Grecia e nel Levante. Ora, per la conoscenza e la replica delle antichità di Atene, il 1751 è una data essenziale, perché i dilettanti, i membri di questa società, spedirono per 3 anni in Grecia 2 pionieri, James Stuart, poi detto James Athenian Stuart, James Stuart l'Atenese, e Nicholas Revet. Nel 1762 pubblicarono un volume che si intitola The Antiquities of Athens, altri 3 tomi furono pubblicati successivamente. Il libro è sensazionale e inviterei tutti gli allievi della scuola di specializzazione di Catania a visionarlo o fisicamente se lo possedete o online, è anche liberamente accessibile e scaricabile. E all'epoca in 500 sottoscrissero l'acquisto di questo volume. Un numero abbastanza enorme di lettori, cultori dell'antico, appassionati, gentiluomini e architetti. William Hogarth prese di mira quella mania collettiva per i dettagli degli architettonici e per dispetto e irriverenza incise 5 Orders of Periwigs, 5 ordini di parrucche, per prendere in giro i 5 ordini architettonici di cui tanto si discettava. Stuart era un grande disegnatore
e il loro volume, i loro volumi, non è un resoconto usuale come facevano gli aristocratici, illustrato e pittoresco sul paesaggio con rovine, dove si vedono rovine antiche, ovi caprini e greci in fustanella con il gonnellino che ballano e suonano, è invece composto da oltre 300 rilievi molto meticolosi, piante, sezioni ed elevati di edifici con particolari architettonici e decorativi misurati al pollice, e il tutto corredato con testi di spiegazione. Poi, dopo Stuart e Revette, l'inventario delle architetture e iscrizioni della Grecia si accrebbe con un altro volume che si intitola Expedition scientifique de Morée, l'espedizione scientifica di Morea. In realtà sono tre volumi, in totale sono 0,72 metri quadri per 30 kg, non so se li possedete, ma anche in questo caso li potete più agilmente e con meno pericolo consultarli sul web, ed erano il risultato degli studi pubblicati da una commissione tecnica di esperti che la Francia aveva inviato nel Peloponneso, la Morea è il nome più recente del Peloponneso, al seguito delle truppe che dovevano aiutare i greci a liberarsi dagli ottomani, un po' come aveva fatto Napoleone, che aveva inviato in Egitto oltre 100 savants, esperti, che produssero poi il volume, i numerosi volumi dell'Expedition dell'Egitto. Ora, l'evidenza di quello che ho detto può essere illustrata dalla Torre dei Venti, che dimostra bene la domesticazione, la propagazione e la globalizzazione dei monumenti ateniesi. La torre originale la vedete a destra in carne e ossa e a sinistra riprodotta nel volume di Stuart e Revette, si trova ancora al suo posto, accanto all'Agora romana, fu costruito nella tarda età ellenistica da Andronico di Cirro, un astronomo e architetto macedone che era specializzato in orologi, meridiane e osservatori. È ottagonale, tutta in marmo pentelico, 12 metri di altezza e 8 di larghezza. Andronico aveva costruito una specie di grande bussola di pietra. Gli spicchi dell'ottagono erano posizionati in direzione dei venti e le personificazioni, le vedete in alto, erano scolpite con i nomi e subito sopra delle meridiane per vedere l'ora del giorno, che nella foto non sono molto, molto visibili. Sul tetto c'era un tritone di bronzo girevole che serviva da banderuola per vedere dove soffiava il vento. Quindi era un congegno molto avveniristico per l'epoca e serviva anche come orologio ad acqua. Il meccanismo era collegato in quella specie di abside che vedete a sinistra della foto. La torre fu poi riciclata come battistero e come sede della conferenza islamica dei dervisci rotanti, e così si è salvata, scampando al destino della maggior parte dei monumenti antichi di Atene che servirono da cava dei materiali da costruzione. Anticamente citata da Varrone, poligrafo antiquario della tarda età repubblicana, e da Vitruvio, architetto ingegnere fra età cesariana e augustea. La prima volta è documentata da Ciriaco d'Ancona durante il Ducato fiorentino degli Acciaioli, che aveva molto ammirato la mirabile maestria di questa opera. Le repliche più moderne, come abbiamo visto, furono opera dei Medici e si trovano a Firenze e a Livorno. Dopo la pubblicazione però del volume di Stuart e Revette, la torre cominciò a spuntare nel Regno Unito. In una tenuta irlandese, nell'Irlanda del Nord, i marchesi di Londonderry incaricarono proprio James Stuart in persona di costruire nel giardino un padiglione, lo vedete, a imitazione della torre, che vide la luce nel 1772. Negli stessi anni un altro nobile, Sir George Strickland, non volle essere da meno e nelle sue terre dello Yorkshire fece edificare in mattoni una folie, un padiglione di piacere, con la forma della torre di Atene, con finestre che si aprivano negli spicchi della campagna secondo i punti cardinali. Oggi è noto come pepper pot, pepaiola, vaso da pepe, quindi sic transit gloria. Poi passò dalla sfera privata al settore pubblico e una replica si trova a Oxford, inaugurata nel 1794 in cima a un osservatorio, con un atlante, lo vedete in cima, che regge il mondo.
Con il tempo perse la sua vocazione astronomica e acquisì nuove destinazioni, servendo non solo per i vivi ma anche per i defunti, come nel Camposanto di West Norwood, che è uno dei Magnificent Seven Cemeteries di Londra, per chi ama queste sette meraviglie. Servì come tomba di Panagis Vallianos, un marinaio di Cefalonia che aveva fatto fortuna con il commercio del grano e che per la sua requie riposo eterno aveva scelto uno dei monumenti più in vista di Atene, che è madre patria putativa di tutti i greci. Non fu però solo l'Inghilterra la nuova patria della Torre dei Venti, mise radice anche in Germania, negli osservatori, come quello dell'orto botanico di Halle della fine del Settecento, o in monumenti funebri, come questo che vedete nella diapositiva, progettato da un architetto italiano, Carlo Ignazio Pozzi, per Leopoldo III, principe di Anhalt-Dessau. La Germania, oltre all'Inghilterra del XVIII secolo, è un altro paradiso dei facsimile, e soprattutto Monaco di Baviera. Il demiurgo di questa mecca dei doppioni è il re Ludovico I di Wittelsbach, che prima abbiamo nominato a proposito del Valhalla di Ratisbona, che aveva un gusto molto eclettico. Arbasino diceva: nessuna dinastia europea è stata più fantasiosa né meno più incapace di creare uno stile proprio. Per trovare un altro regno della contraffazione bisogna risalire nel tempo fino all'imperatore Adriano e alla villa Adriana che abbiamo prima visto. Tornando a Monaco di Baviera, molti edifici erano italianeggianti, fiorentineggianti o gotticheggianti, ma in molti erano i remake degli originali. Vedete in alto il palazzo, in alto a destra l'originale del Palazzo Pitti di Firenze e la residenza replicata a Monaco di Baviera, e in basso i propilei originali di Mnesicle ricostruiti in questo disegno, e a sinistra la copia conforme dei propilei fatti costruire appunto da Ludovico I. Tornando alla nostra torre, per concludere con la sua diaspora fuori dalla terra nativa e da Atene, dopo meno di un secolo dalle prime copie britanniche e teutoniche attraversò anch'essa l'oceano per arrivare negli Stati Uniti, e una copia conforme fatta per un osservatorio nel New Jersey alla fine dell'Ottocento. Si era spostata anche a est, in Crimea, a Sebastopoli, in una interpretazione, come vedete, un po' libera, ma con i venti, le personificazioni dei venti replicati. Anche l'Italia ha dato il suo contributo, sebbene in Italia, come sapete, siano stati soprattutto i monumenti romani la fonte di ispirazione preferita per le nuove architetture. Però la Torre dei Venti è stata replicata abbastanza recentemente. Alla fine degli anni 30 l'architetto Alziro Bergonzo, uno dei più interessanti del razionalismo italiano, progettò una variante della torre in cemento rivestito di clinker, cioè di laterizi rossi, molto rossi, cotti ad alte temperature. Esiste ancora, si trova a Bergamo, vicino allo svincolo dell'A4. L'idea di Bergonzo era di celebrare il progresso di Bergamo attraverso le nuove comunicazioni stradali, e i bassorilievi in alto non rappresentano più i venti, ma le città cui Bergamo era collegata secondo la direzione delle strade. La vita postuma delle architetture greche e romane e le oasi con le meraviglie architettoniche del mondo hanno attraversato il tempo. Prima come risultato della scelta di aristocratici e sovrani, pubblici e privati, poi sono diventati fenomeni di massa. Molto recentemente è stata creata anche una nuova estetica, che è stata definita come versione Caesar's Palace. Comprende la clonazione degli edifici greco-romani in una sovrapposizione di stili architettonici e anche con involontarie parodie. A Las Vegas, per esempio, nel Far West americano, in mezzo al deserto del Nevada, le copie dei monumenti più celebri del mondo, non solo greci e romani, ma Campanile di San Marco, Fontane di Trevi, come avete visto, e così tanti altri, queste copie servono da scenario per commettere i peccati per i quali la città è stata appunto fondata. E nella Cina del Far East spuntano di continuo torri di Londra, torri di Pisa, Partenoni, Venezia, villaggi alpini e recentemente anche il Tamigi, quindi la mimesis della natura, non solo dell'architettura, è l'ultima trovata.
Dunque, negli ultimi tempi, il fake delle architetture miete certamente continui trionfi. Ora, questo amore per il classico è in realtà un tentativo di carpirne un po' del prestigio di cui godono la Grecia e Roma come simboli di civiltà, di filosofia, disciplina, cultura, etica, tutto il pacchetto che ben conosciamo e che non sto a ripetere. Quindi le nazioni adottano il classico, un po' per conformismo, perché così fanno tutti, ma anche per far capire di poter competere con le grandi potenze del passato, in primis la Grecia classica e quindi Roma. Quindi vorrei concludere con un invito agli allievi della scuola a visitare i monumenti originali, di cui oggi vi ho mostrato solo delle copie, dei fake, delle riproduzioni e delle clonazioni, e quindi con un invito a tutti a venire alla scuola archeologica di Atene, di cui stringeremo presto un protocollo d'intesa, e come segno anche dei tradizionali rapporti di fratellanza fra Catania e Atene. Vorrei anche augurare per i primi 100 anni della scuola altri 100 anni a venire, forse con le parole di Solone: Gerasco dei pollà di Dascomeno. Si invecchio, ma imparo sempre un sacco di cose. Grazie. Grazie, grazie di cuore al professore Papi per questa brillante relazione che ci ha fatto spaziare un po' tra parti diverse del mondo, ma sempre con la Grecia nel cuore. E dunque, non so se ci sono domande dal pubblico, diversamente possiamo anche concludere. Niente, concludiamo, siamo tutti stanchi. Grazie. Grazie tanto.